quanto vogliamo contare? Cioè, la cosa importante che la gente non si fa è quanto voglio contare. Contare, per me, significa lasciare una traccia. Perché tanto campi 100 anni, 200 anni, 1000 anni, prima o poi te ne deve andare. Allora tanto vale di lasciare qualcosa che abbia un valore. Lasci un albero piantato, lasci un allievo educato, lasci uno scritto, un libro, lasci una comunità, lasci una famiglia, lasci un figlio educato. Queste sono cose che si possono lasciare, non gli immobili che non servono a niente. Perché da quando siamo nati, tutte le cose che avevamo non ce le abbiamo oggi. Per cui tu puoi possedere delle cose oggi, ma domani non ce l'hai. Perché se sono materiali non ce l'hai, ma se tu hai un'educazione o hai dato l'educazione a qualcuno, sono cose che possono durare anche al di là della tua presenza terrena. Per cui i nostri progetti, le nostre cose che dovremmo fare, se devono rientrare in un arco di senso del perché, devono veramente non puntare a 5 minuti o a 5 ore o a 5 mesi o a 5 anni. Perché non 500 o 5000? Se la persona vede il successo di Obama è stato piantato nel 68, quindi un seme che è stato piantato in quell'era lì da Martin Luther King, e poi dopo ci ha voluto tempo, Martin Luther King non c'è più, ma intanto è arrivato Obama. Ma in tutte le cose che noi facciamo, Einstein diceva: non smetterò mai di ringraziare per quei giganti. Tutte le cose che faccio durante il giorno mi sento sempre grato a quei giganti, perché tutte le cose che faccio io sono montato sulle spalle di giganti. Perché noi crediamo di creare, noi non creiamo mai niente. La cosa che noi facciamo è plasmiamo delle cose. Io prendo un po' d'acqua, prendo una bottiglia, creo una bottiglia d'acqua, ma la bottiglia in vetro non è mia, ma neanche l'acqua è mia, ce l'ha creata qualcun altro. Quindi il contare vuol dire avere l'atto di umiltà. L'umiltà cosa significa? Perché se noi, umiltà deriva da humus, che significa la radice, il terreno. Abbiamo l'umiltà, cioè se noi prendiamo creature e creatore. Creatore, la O, significa onnipotenza e onniscienza. Il creatore ha il diritto di essere onnipotente e onnisciente. La creatura ha il dovere e il diritto di essere umile. La U di creature vuol dire umiltà, la O di creatore vuol dire onniscienza e onnipotenza. Quando noi crediamo di essere onnipotenti, crediamo di assemblare persone di buona volontà, facciamo delle cose, crediamo di aver creato, in realtà non si crea, si plasmano le cose. Se vogliamo diventare Mosè o il Davide di Michelangelo, che lui stesso non ha mai parlato di aver creato quelle opere, ha sempre detto: io ho plasmato, mi hanno dato un pezzo di marmo, mi hanno dato uno scalpello, io ho plasmato. Vedete l'umiltà dove sta? Fanno delle opere meravigliose e dicono plasmano, cioè non creano. Ti dice: io guardo lì e tolgo tutti i pezzi che non servono, poi mi è uscito il Davide piuttosto che la moto. Quindi ci sono cose che gli uomini veramente che vogliono contare hanno, ci sono dei requisiti che andiamo a vedere. Ma se voi prendete qualunque caratteristica in qualunque terra, in qualunque territorio, troverete che si forma una specie di curva a campana, dove da una parte ci stanno i mediocri, al centro ci stanno i medi, dall'altra parte ci stanno coloro che sono oltre la media. Prendiamo per esempio la caratteristica altezza fisica. Da una parte troverete i fantini, 15%. Al centro, 70%, troverete delle persone di altezza media. Nell'altra parte troverete il 15% che sono oltre la media. Prendiamo gli avvocati. Troverete da una parte ci sono il 15% che sono inferiori alla media. Il 70% sono nella media. Il 15% sono oltre la media. Prendiamo i medici. Qualunque categoria fisica, chimica o professionale, troverete che ci sono delle persone che si collocano da un lato, delle persone che si collocano, i numeri 1 sono il 15% di qua, quelli mediocri al di sotto della media sono dall'altra parte. Come fanno a finire, come fanno a finire nel 15 piuttosto che nel 70 piuttosto che nel 15 dei mediocri piuttosto che oltre la media? È una decisione, è una scelta. Ciascuno di noi fa la scelta di essere mediocre, di essere nella media o di essere oltre la media.
Cioè non è una cosa che ci capita così, è una decisione che noi facciamo. Noi scegliamo di essere mediocri, scegliamo di essere mediocri, scegliamo di essere nella media o scegliamo di essere oltre la media. Coloro che sono oltre la media, vedrete che se gli chiedete perché fanno ciò che fanno, troverete che non hanno una risposta effimera, non è una risposta di uomini di poca volontà, ma uomini che hanno oltre l'indice normale di persone che hanno volontà. Allora, la straordinarietà, se non viene scelta, non contiamo niente. La persona vive, quando muore, nessuno se ne accorge. Vivo o morto è la stessa cosa. Mentre le persone straordinarie, le persone che contano veramente, sono oltre la media. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare, che è la seconda, la prima cosa vogliamo, ma la seconda quanto vogliamo contare? Possiamo rispondere così così, legittimo. Possiamo rispondere voglio contare abbastanza, molto, il migliore del mio campo, il migliore in assoluto. Scelta. Le persone che cambiano il mondo scelgono. Ed è una scelta, nessuno è obbligato a fare quello che fa. Quando faccio la domanda alle persone perché lavorano, ti dice lavoro perché devo. Io non credo. Cioè ci sono delle persone che fanno quello che fanno perché vogliono farlo, non perché sono obbligati a farlo. Cioè c'è una scelta ed è una scelta veramente consapevole, non è una scelta campata così. Quindi la scelta anche della mediocrità, come avviene la scelta della mediocrità? Per esempio insegnando le persone a diventare incapaci. L'incapacità si insegna, sì sì, si insegna meglio della capacità. Tu per insegnare delle persone a diventare capaci, la cosa più ardua che hai è farli disimparare le incapacità che hanno addosso. Perché un ragazzo, quando gli insegnano a diventare incapace, e si insegna l'incapacità, facendogli togliere la fiducia, togliendogli compiti veramente innovativi e carichi di senso, togliendoli questo, lui fa le cose, quindi diventa consuetudinario piuttosto che gregario, piuttosto che instabile. Quindi si insegna anche a diventare incapaci, si insegna anche a diventare mediocri, oppure si insegna a diventare oltre la media. Per contare, requisiti. Il primo requisito sicuramente è il pensiero. Bisogna cominciare a pensare in maniera differente. Coloro che contano, se voi vedete la differenza tra la ricchezza e la povertà, la salute e la malattia, la gioia e il dolore, sta tutta nel modo di pensare delle persone. Tu pensi una cosa oggi, perché io non posso muovere questa bottiglia senza averlo pensato. Qualunque cosa che faccio al di fuori di me, l'ho pensata dentro di me. Quindi la prima cosa, io per muovere la bottiglia devo pensare di aver bisogno di muovere la bottiglia, per cui la cosa principale è il pensiero. Se penso di poter fare delle cose, ce la faccio. Se penso di non essere all'altezza di fare determinate cose, non ce la faccio. E in entrambi i casi sono nella ragione, perché sono io che penso e quindi dentro la mia testa posso fare quello che voglio. Quando si chiede alle persone come vedono le cose al di fuori di loro, gli dicono tutto uno schifo, c'è crisi, tutto quanto, però non si mettono loro nell'esame, sembrano che sono uno zoom di una telecamera che sta al di fuori. Ma se tu mi dici che il mondo è carico di crimini, vuol dire che sei un criminale, punto. E questo dobbiamo accettarlo. Se c'è crimine, perché noi siamo criminali, e questo è un dato di fatto. Cioè se una persona non si mette prima di tutto lui al centro delle cose, perché lui fa parte di quel mondo che dice che non gli piace. Se invece una persona vede che il mondo è pieno di opportunità, è pieno di tante belle cose, vede queste piccole cose magari solo come dei puntini neri, dice va bene, sono come delle lucine, ma comunque il mondo è molto bello, il mondo molto ricco, il mondo è pieno di potenzialità e di ricchezze, per cui ha un modo di pensare diverso, quando dico diverso dalle altre persone.